Ciao a tutti, oggi risponderò al video tag che mi ha fatto Mr. Ezio 2000 e mi fa 5 semplici domande. Mi chiede: quando e perché ti sei avvicinato allo sport? Bene, mi sono avvicinato allo sport semplicemente perché fino a 11 anni ero abbastanza grossa, quindi non mi piaceva che le persone mi prendevano in giro, ma anche non mi piaceva vedermi esteticamente. Quindi un giorno il professore di educazione fisica mi ha fatto fare un po' di atletica leggera e poi mi ha fatto conoscere un allenatore, e da lì è nata la passione per la corsa e ho incominciato anche a fare le gare agonistiche. Bene, andiamo alla seconda domanda: quante volte a settimana ti alleni? Adesso, dato che faccio 5 sport come avete visto nel videoblog, faccio adesso ginnastica ritmica, ginnastica artistica, ciclismo, la corsa e in palestra. Quindi adesso mi alleno davvero tanto durante il giorno, anche 2 volte al giorno, ma di solito bisogna allenarsi 3 o 4 volte alla settimana perché bisogna avere tempo di recuperare. Bene, lui mi chiede la stessa domanda: secondo te l'attività fisica aiuta a dimagrire? Certamente che aiuta a dimagrire, ma non basta, perché è solamente il 40%, il 60% per dimagrire si stabilisce a tavola. Quindi se ci piace mangiare molti cibi grassi, molti cibi che non fanno bene, ovviamente non ci aiuta a dimagrire. Sì, facciamo attività fisica, ma non basta, quindi dobbiamo saper cosa mangiare e quante volte mangiare durante il giorno, perché dimagrire non vuol dire non mangiare. Io per esempio mangio 5 volte al giorno, quindi mangio cibi che mi danno energia ma nello stesso tempo non mi fanno ingrassare. Bene, la quarta domanda dice: a chi consigli di praticare sport? Io consiglio a tutti di praticare sport, perché ovviamente tutti siamo alla portata di fare un'attività fisica, chi lo può fare agonistica e chi meno, ma secondo me se ci mettiamo degli obiettivi possiamo raggiungere questi obiettivi con la costanza, perché tutti possiamo, come ho detto, praticare lo sport, ma dobbiamo essere sempre in grado di essere continuativi nel fare l'attività sportiva. La quinta domanda dice: che genere di allenamenti proponi sul tuo canale YouTube? Come potete leggere dall'informazione, sul mio canale propongo allenamenti di tonificare le gambe, quindi tutta la parte inferiore del corpo, perché ci sono tantissimi canali di fitness che fanno, diciamo, la parte superiore del corpo, e bene o male fanno la parte inferiore. Quindi potete vedere nel mio canale alcuni video che aiutano a tonificare e rafforzare la parte inferiore del corpo, cioè la parte le gambe e i glutei. Bene, la sesta domanda dice: che cos'è per te lo sport? Per me lo sport è tutta la mia vita. Io senza lo sport veramente mi sento come se qualche cosa mancasse nella mia vita. Per esempio quando non mi alleno, a volte quando è brutto tempo, oppure sono un po' pigro, perché anche a me succede di essere pigro, mi sento male, in colpa. Quindi per me lo sport è tutto, fa parte della mia vita. Bene, io taggo 3 persone: Albisanto 27, Amici della Bicicletta 2015 e Il Ciclista. Potete trovare questi nomi di questi canali nella descrizione di questo video, compreso il canale di Mr. Ezio 2000. E se questo video vi sia piaciuto, vi invito sempre a lasciarmi un like e iscrivervi al mio canale. Ciao ciao! Oggi sono alla palazzina degli Stefanici, vi faccio vedere questo bel palazzo che si trova al di fuori di Torino. Oggi vi porto a questo nuovo vlog e vi parlo un po'...